Dopo aver fatto questo bel bracciale, facciamo anche l'anello abbinato. Allora, cosa ci servono? Ci servono degli elastici azzurri, noi qui l'abbiamo fatto rosa, però insomma, se volete lo fate di altri colori, azzurro, e poi tutto intorno del bianco. Cominciamo col fare al centro, dobbiamo creare il primo tondo, che vedete questo, e quindi questo lo facciamo girando, eccolo qua. All'interno di questo dovremo passare 6 elastici, ma se volete ne potete passare anche di più perché è più carino. E ecco qua, l'elastico si tira, consiglio di tirarli abbastanza perché poi siamo sempre a tempo dopo a ritirarli, a allentarli, perché ora per lavorare insomma sennò è un pochino più difficile. 2, ne passiamo 6, ma forse se volete ce ne passate anche di più. Questo ha un colore leggermente diverso, ma va bene, che viene anche un pochino diverso l'anello, cioè con un po' colorato, con delle sfumature, utilizzando dei colori tutti in gradazione. Allora, questo è il sesto, facciamo una scena pure anche 7, viene un pochino più pieno e più simpatico. Praticamente si riprende gli elementi base del nostro braccialetto. Allora, ora ci vuole il bianco per passare tutto intorno. Elastici bianchi, si parte facendo lo stesso lavoro, consiglio il primo magari di metterlo doppio. Passano all'interno e si chiude. Poi passiamo al secondo, qui come vedete scappano da tutte le parti, che vabbè, ci si rimettono via via, se scappano tanto colleghiamo quelli che abbiamo, poi dopo li rimetteremo. Evidentemente non l'ho tirati molto, prendiamo questo che lo rimettiamo al suo posto, eccolo qua, col bianco, passiamo e tiriamo. Ancora un colore, quindi ci rimettiamo quelli di base, che c'erano scappati prima. Mettiamocene pure un altro, mi servono altri elastici bianchi.
abbiamo terminato il nostro giro. Rientriamo in questi. Ecco fatto. È la parte sopra dell'anello, ora dobbiamo fare parte sotto. Passare a tirare, mettere tanti elastici quanti ne occorre per arrivare a chiudere l'anello. Forse questi sono un po' pochi, tiriamocene pure un altro, sperando che non sia troppo grande, poi dipende dal dito. Eccolo qua, io direi che può bastare, tanto comunque è un elastico, quindi ce ne abbiamo messi tre alla fine. Uniamo qua, rompiamo uno degli elastici bianchi e fissiamo il tutto. Eccolo qua, il sottofondo si sente di tutto, il vicino di casa è terribile. Conviene sempre passare sia sotto che sopra, altrimenti vedete, vi si sgancia ogni cosa. Allora, riprendiamolo perché veramente è proprio scappato questo. Allora, riacchiappiamo e lo chiudiamo anche qua. E siamo sicuri che non ci scappa più. Vediamo il nostro anello, richiudiamolo anche sotto. Basta, è l'ora di indossarlo. Chiaramente si taglierà il filo di troppo e poi si indossa. Eccolo qua.